Nel lontano febbraio del 1796, la gente di Arezzo rideva e scherzava perché erano i giorni del carnevale. Quanta voglia avevano di divertirsi! Tutti ridevano ed erano contenti. Ballavano, mangiavano e bevevano in allegria. In quegli anni, purtroppo, ci furono anche dei terremoti che causarono tanti danni e distruzioni. Ci furono anche delle vittime, come purtroppo è accaduto in questi mesi nell'Italia centrale. Anche ad Arezzo ci fu il terremoto. Quanta paura provarono le persone che sentirono le prime scosse, che arrivarono proprio mentre tutti ballavano e ridevano per il carnevale. Le scosse del terremoto furono tante e minacciose e le persone avevano paura, tanta paura. I bambini avevano paura e si stringevano alle loro mamme chiedendo aiuto. Mamma, cosa succede? Non lo so, non avere paura. La terra sta tremando tutta. Gli aretini pensavano che il terremoto fosse un castigo di Dio per i loro peccati e un richiamo a comportarsi meglio. Così fecero processioni penitenziali con le reliquie dei santi patroni della città. Andarono nelle chiese, chiesero perdono a Dio per i loro peccati e, pieni di fede e di speranza, iniziarono la Quaresima, facendo penitenze e digiuni. Alla porta di San Clemente c'era un ospizio dei padri camaldolesi. Qui, in una cantina, i padri facevano vendere il loro vino a buon prezzo per aiutare quelli che avevano meno soldi. In quella cantina c'era anche un fornello che usavano per cuocere e nelle giornate fredde anche per scaldarsi. I muri ed il soffitto erano anneriti dal fumo. Sopra il fornello era murato un quadretto di terracotta invetriata con una Madonna a mezzo busto che aveva scritto in basso: Santa Maria, prega per noi. L'immagine era annerita dal fumo, dalla polvere, dai vapori umidi del focolare e dallo sporco. Quell'immagine rappresentava la Madonna di Provenzano, a cui molti erano devoti. Il 15 febbraio 1796, un lunedì dopo la prima domenica di Quaresima, alle 3 di notte vi fu una nuova scossa di terremoto che riaccese una forte paura in tutti gli aretini. Da ogni parte della città si facevano tristi presagi, quasi fosse imminente la distruzione di Arezzo. Quando si fece sera, tre giovani artigiani, Antonio Tanti, Giuseppe Brandini e Antonio Scarpini si trovarono nella cantina dell'ospizio per comprare il vino e davanti all'immagine annerita della Madonna parlavano di quei giorni così difficili. A un tratto Antonio Tanti disse: Santissima Vergine, tante volte ho imprecato, abbiamo imprecato tutti, vi chiediamo perdono per l'amore di Dio. Domitilla, la cameriera, gli esortò a pregare e ad avere fiducia nella Madonna.
Abbiate fiducia in Maria. Non disperate. È la madre di tutti noi. Voglio accendere il lume alla madre di Dio. L'ho acceso tutte le sere. Lo voglio accendere anche stasera. Acceso il lume e messo sotto l'immagine di Maria, in ginocchio cominciarono a pregare. Guardate, la Madonna sta cambiando colore. E l'immagine, da giallo nera, diventò tutta bianca e lucente. Dal momento che la Madonna diventò bianca, non ci furono più scosse di terremoto. I tre amici gridarono al miracolo e ben presto la notizia si diffuse per la città e tutti vollero vedere e toccare la Madonna. Anche il vescovo Nicolò Marcacci andò a vedere cosa stava succedendo. Oggi c'è stato un prodigio tra noi. La Madonna ha fermato il terremoto. Voglio che questa immagine sia portata immediatamente in cattedrale. Tutta la folla seguì il vescovo verso la cattedrale in una lunga processione e tutti piangevano e ridevano perché Maria li aveva aiutati e sapevano che da allora in poi non avrebbe mai più lasciato il popolo di Arezzo. Maria, da quel giorno, diventò la Madonna del conforto per tutti noi. C'è una signora su in collina che protegge questa cittadina. Cittadina, credetemi, non è un vezzo. Sto parlando proprio di Arezzo. A tutte le ore ci puoi andare. Lei ti starà sempre ad ascoltare. Aprire il cuore se hai bisogno d'amore, a piene mani attinger potrai, a quella fonte che non si secca mai. Quella signora della collina è bianca e cristallina, se vai da lei per pregare aiuterà se ti fai aiutare, in cambio niente lei ti chiede. Ti guarderà lassù dall'altare, il suo sorriso le illumina il viso, ti vuole dire tante cose ma tace, guardala anche tu, sentirai in pace. Portala con te quell'immagine santa, rivolgere ogni tanto un pensiero, vedrai che lei ti ama davvero. Nel mare tempestoso della vita lei è un sicuro porto, chiamala per noi. È la Madonna del conforto.
santa, rivolgi ogni tanto un pensiero, vedrai che lei ti ama davvero. Nel mare tempestoso della vita, lei è un sicuro porto, chiamala per nome. È la Madonna del conforto. È la Madonna del conforto.